Cari amiche e cari amici, voglio iniziare questo video parlandovi dell'attenzione, che è qualcosa di fondamentale non solo per il nostro percorso, ma un po' per la nostra intera vita. Pensate ad esempio a un semplice attraversamento stradale, bisogna fare dell'attenzione. O a un giovane che studia per dare un esame universitario avrà bisogno di molta attenzione nello studio. No? Ma che cos'è l'attenzione? Ecco, l'attenzione non è facilmente definibile attraverso una piccola formuletta, attraverso una eh, formula ben definita o un concetto unitario perché l'attenzione riguarda un insieme di processi cognitivi e noi abbiamo la possibilità di orientare la nostra attenzione e indirizzarla verso alcuni eventi o alcuni oggetti e perché facciamo questo lo facciamo nel tentativo di mantenere eh, un controllo su quello che stiamo facendo. Allora, abbozzando un concetto di attenzione, perché come vi ho detto non è facilmente definibile, però possiamo provare a eh, definirla come un processo mentale, questo sicuramente, che ci consente di elaborare Alcune informazioni selezionandole da una molteplicità di eh, informazioni che continuamente ci vengono dalla nostra percezione eh, in generale, in particolare dai dati eh, sensoriali che acquisiamo eh, continuamente sia a livello cosciente che a livello inconscio. <ride> Dunque c'è in questa moltitudine di continue informazioni che eh, ci vengono messe a disposizione attraverso i sensi, noi abbiamo questa capacità selettiva che è l'attenzione. Detto in altre parole, è un processo cognitivo che ci permette di fare una selezione tra tutti il, il, i molteplici stimoli ambientali. Che eh, percepiamo continuamente e in questa selezione eh, è compreso anche il fatto di ignorare altri stimoli. Se noi ci pensiamo, il mondo in cui viviamo è ricco di stimoli. Pensate, adesso ovunque voi siate a sentire questo video, no? Eh, pensate a quanti stimoli visivi, uditivi, Tattili, state ricevendo in questo momento. Fateci un attimo caso. Eh? Fate caso, ad esempio, se siete seduti su una sedia al vostro tatto, fate caso al, al fatto che se state ascoltando la mia voce state, eh, no? è, è l'udito che entra in azione. E, e quindi l'attenzione non è altro che una selezione di questi stimoli. Come vi dicevo però ignorandone altri, proprio perché c'è questa estrema ricchezza in continuazione di stimoli e questo accade sia nella sfera cosciente, quindi di giorno, ma accade anche di notte, quando sogniamo, ma anche nel sonno senza sogni, perché noi continuiamo ad avere la percezione sensoriale attiva, anche se in quel momento è a livello inconscio. Perché selezioniamo? Perché il cervello tende veramente, eh, potremmo dire eh, con una frase eh, eh, semplice, tende a risparmiare, tende a risparmio, a risparmio di energia. E quindi questa nostra capacità percettiva è limitata proprio perché il cervello per questa sua condizione di, eh, selettiva che per noi avviene eh, a, a livello totalmente inconscio, ebbene il cervello elabora solo una piccola parte di dati e eh, di conseguenza il nostro cervello è dotato di un sistema di selezione che isola alcuni stimi, stimoli e deseleziona tutto quello che non ci serve in questo momento. Eh, voi, per esempio, adesso state ascoltandomi, quindi eh, i sensi selezionati prevalentemente sono quelli uditivi e di chi sta vedendo il video su un computer, anche il, il senso eh, de, della vista. Ma, ad esempio, se ci fossimo dimenticati nel forno una, una, una cucina che comincia, una, una pietanza che comincia a bruciare, immediatamente. L'olfatto prevalrebbe sul senso eh, visivo e, e uditivo, quindi, come vedete, c'è una continua selezione. Qui basterebbe fare un piccolo esperimento, cioè accendere una webcam quando abbiamo ospiti degli amici e, e lasciarla lì, eh, registrare liberamente. Poi, quando gli amici vanno via, riascoltare il tutto. E resteremmo stupefatti perché ci accorgeremmo che nell'ambiente eh, sono state presenti tantissime situazioni, discorsi che non avevamo assolutamente notato, grazie a questa capacità selettiva del nostro cervello e alle dinamiche della nostra psiche. Quindi, eh, attraverso rivedendo il filmato, noteremo tutta una serie di, di suoni, di situazioni. E questo conferma proprio come noi procediamo continuamente e eh, in maniera selettiva relativamente agli stimoli quindi facciamo eh, una selezione continua di determinati stimoli che sono a noi funzionali in quel momento mentre una webcam lasciata così registrare liberamente riporterebbe fedelmente tutto quello che accade nella stanza, comprese tutte le cose che superano la nostra soglia di percezione. E pensate che se noi non disponessimo di questa capacità selettiva, ci troveremmo. Immersi in una realtà complicatissima perché ci arriverebbero in continuazione degli stimoli sensoriali che non faremmo in tempo ad elaborare a livello cosciente perché sommersi da altri stimoli sensoriali e quindi ci troveremo in una sorta di, 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 di follia, in, immersi in un caos, in una situazione molto eh, eh, sgradevole, come quella che possiamo ottenere appunto lasciando liberamente registrare un registratore in un'aula affollata, no? eh, risentendo che sentiremmo. Tutto un vociare continuo con qualche parola che emerge ogni tanto, ma non riusciremmo da questo ad elaborare delle informazioni relative per esempio a un discorso eh, coerente e preciso. Ecco, già da quello che vi ho detto, noi possiamo notare che l'attenzione non può racchiudersi in una piccola definizione né in un concetto unitario, perché è un insieme di fenomeni che riguardano sia la nostra psiche sia anche il nostro corpo, quindi l'aspetto fisiologico. E attraverso eh, questa capacità selettiva noi orientiamo le energie mentali disponibili attraverso proprio l'attenzione verso oggetti o verso anche eventi e situazioni in modo da operare questa selezione di informazioni da non essere sommersi da una molteplicità di informazioni che eh, ci eh, renderebbero la nostra percezione caos, sarebbe una sorta di follia. E quindi questa capacità selettiva eh, ci farebbe soffermare su, solo su alcune informazioni e focalizzare solo su quelle determinate informazioni e non altre. Attraverso poi l'attenzione noi manteniamo una condizione di controllo vigile su quello che stiamo facendo. E grazie a questi processi mentali, alcuni sono volontari, altri sono inconsci, ma in ogni caso sono processi che ci permettono di elaborare consapevolmente queste informazioni, selezionarle in mezzo a questa moltitudine di informazioni che i sensi ci trasmettono in continuazione. Vi dicevo che c'è un aspetto passivo di questo, quindi è una eh, reazione che fa parte del nostro corpo. Quindi è un una reazione istintiva, potremmo definirla neurofisiologica, proprio perché è legata al cervello, agli stimoli sensoriali che eh, ci arrivano dai nostri sensi, stimoli sia esterni che interni. E questo è molto diverso dalla concentrazione mentale. La concentrazione mentale invece richiede un atto di volontà preciso, un atto cosciente finalizzato a indirizzare l'attenzione verso un determinato oggetto, una determinata situazione. Uno studente che studia cercherà di focalizzare l'attenzione verso l'oggetto del suo studio e gli studenti sanno benissimo come spesso devono tornare a volte alcune righe indietro, a volte persino alcune pagine indietro, perché la mente compulsiva era andata da altre parti e non erano riusciti bene a focalizzare l'attenzione. Per questo è bene per gli studenti interrompere. Io agli eh, studenti insegno dei piccoli esercizi di pranayama per recuperare proprio l'attenzione no? e poter eh, studiare meglio e altrimenti l'attenzione può essere indirizzata verso una determinata situazione per esempio siamo alla fermata dell'autobus eh, vediamo due persone che accanto a noi si mettono a litigare la nostra attenzione è, si focalizza su quella determinata situazione l'attenzione può essere anche rivolta all'interno eh, noi adesso abbiamo del, nel nostro sistema nervoso eh, possiamo attingere sia dall'esterno che all'interno attraverso gli enterocettori noi per esempio quando diciamo ho un mal di pancia o un mal di testa e eh, noi stiamo mh, parlando di sensazioni che ci arrivano dal, dall'interno no? e, e l'attenzione quindi può essere rivolta verso l'interno può essere rivolta anche verso ad esempio un, l, l, un turbamento che noi possiamo provare per un errore che è compiuto nel, nel passato, eh, e allora scatta, ad esempio, il rimorso. E quindi emergono dei samskara emergono delle immagini della memoria, e portare l'attenzione su quelle immagini fa scaturire in noi il rimorso, o eh, potrebbe essere anche un senso di colpa per qualcosa che si è fatto e che ha portato, ad esempio infelicità e dolore in altre persone, qualcosa che non uh, avremmo mai voluto fare. No? E, e, è diverso il rimorso dal rimpianto, dal senso di colpa, sono tutte cose diverse. L'etimologia spesso ci aiuta. Rimorso, qualcosa che rimorde, è come se, se mordesse una parte di noi stessi. E tornasse a farci male nuovamente, rimorde, morde nuovamente la nostra coscienza ogni volta che ci pensiamo, rimpianto, invece, rimpianto è legato a occasioni e opportunità perdute, per esempio, può essere legato anche a persone, per esempio, no? Rimpiango di quel giorno di aver lasciato quella ragazza che poi mi voleva tanto bene e così via, no? Quindi, eh, relativo a qualcosa che magari in un determinato momento non abbiamo colto, ci è sfuggito, magari irreparabilmente, e ormai si è a volte allontanato nel tempo. E anche qui ci può aiutare eh, l'etimologia, rimpianto, rimpiangere, cioè che ritorna il pianto. Tornare piangendo, far ritornare il pianto, no? Però ecco, um, mi interessava tornare a riflettere con voi sul rimorso inteso uh, come frattura tra la nostra mente e il nostro cuore. Quando la mente va in compulsione, quando la mente è incontrollata, nella mente della persona, per esempio, che non medita, nella mente ordinaria, dove la compulsione è totalmente incontrollata e non ci sono mai dei momenti coscienti rispetto a questo caos, caos a questa caotica compulsione. E allora, in questo caso, si crea una frattura tra mente e cuore. Eh, potremmo dire una disarmonia una frammentazione tra quello che è il nostro centro e quindi il, il luogo dove eh, della nostra stabilità eh? e quindi attraverso la mente compulsiva si crea una frattura tra il centro e la parte superficiale. E io spesso ho dato come immagine il cerchio: no? la mente è la, è la superficie e il centro è la nostra vera natura, la parte stabile di noi stessi. No? Quando si crea una frammentazione e non sono armonizzati la circonferenza con il centro, ecco che aumenta la dinamica compulsiva della nostra mente, aumenta la frammentazione e generalmente tutto questo è anche abbinato a del eh, dolore che proviamo e che eh, facciamo scaturire da determinate situazioni, perché questo, eh, vi ricordo come vi ho ricordato in un altro video, dipende quasi esclusivamente da voi, anzi io direi del tutto da voi, perché anche quando ci sono persone esterne che ci arrecano dolore, così la gestione poi di quel dolore dipende da, da voi, per questo è il cammino, di meditazione è un cammino di estrema responsabilizzazione. Noi tutti costruiamo, per esempio, ci imprigioniamo da soli. La caverna di Platone: la cosa incredibile è che ordinariamente ognuno si costruisce la sua, ci costruiamo tante prigioni nella caverna di eh, Platone perché facciamo questo? Per proteggerci dal dolore così come costruiamo un'immagine totalmente fittizia e così come la più grande proiezione, che è il nostro ego, formato da fasci di compulsioni e di immagini provenienti dall'esterno e dall'inconscio, che ci danno il senso di separazione, ma lo stesso ego è una proiezione. E quindi vedete quante maschere, quante armature, quanti muri per proteggerci dal dolore. E questi muri non fanno altro che separarci dagli altri. Ma eh, come ci già insegnava il nostro padre Aristotele, eh, noi siamo esseri sociali, siamo eh, animali sociali e quindi abbiamo bisogno degli altri. Forse di costruire queste difese invece ci separiamo e costruiamo noi le nostre sofferenze. E allora attraverso la meditazione, attraverso il percorso darmico, attraverso l'aiuto di un maestro, noi dobbiamo smantellare, demolire queste mura difensive che sono quelle che ci ingabbiano nella infelicità della separazione. Separazione da cosa? Dalla fluidità, dall'armonia del tutto. E mentre quando non c'è questa separazione, allora c'è apertura e proviamo sempre più spesso l'autentica felicità della connessione con noi stessi, con gli altri e con la vita generale. No? L'altro giorno c'era un amico che sul canale si interrogava: Ma non so se ho fatto bene ad aiutare quella persona eh, perché non lo meritavo, cose del genere. Ecco, tutti questi ragionamenti sono frutti di una mente compulsiva perché quando c'è apertura, L'aiuto agli altri è spontaneo e non c'è modo poi di rimurginare se la persona a cui abbiamo dato aiuto se lo meritava o meno. Noi gliel'abbiamo dato, punto e basta, la storia finisce lì. E questo ci conduce, questo atteggiamento ci conduce a un'autentica felicità. Rimurginare con la mente compulsiva ma ho fatto bene o ho fatto male e quindi stare lì a fare proiezioni riprendere dalla, da, dalla memoria per elaborare poi nel presente proiettando nel futuro cioè è tutto un grande caos, invece l'autentica felicità è proprio l'essere connessi con noi stessi, agire in maniera fluida hai fatto del bene, dimentica dello bene che hai fatto, inutile ci metti il supplemento di paranoia sopra ma ehm, affinché accada questo dobbiamo essere fluidi e a volte dobbiamo provare anche un sincero rimorso, però inteso come vi stavo dicendo prima, un rimorso che nulla ha a che vedere con il senso di colpa, che nulla ha a che vedere con il rimpianto anche per qualche cosa passata, no, eh, no il rimorso lo sto intendendo in senso positivo e eh, che quindi che non sconfina mai nel senso di colpa che è inutile, l'ho detto tante volte, è inutile e distruttivo. Il rimorso invece non si basa per esempio su condotte morali, su regole che stanno lì a dirci, a prescriverci un certo modo di comportarci e così via. Ma semplicemente il rimorso è una presa d'atto la consapevolezza di quanto sia penoso vivere non in accordo con il cuore, cioè che la mente e, la, e, la, e il cuore sono scissi. Se ci rendiamo que questo, proviamo un rimorso che non potrà mai portarci a situazioni negative come il senso di colpa, perché immediatamente facendo un cammino, noi Utilizzeremo quel rimorso come consapevolezza e quindi come strumento per prendere atto che non siamo connessi con il nostro centro e riconnetterci immediatamente. Questo poi dipenderà dall'esperienza delle persone. Ordinariamente le persone che eh, vivono nella mente compulsiva non, eh, ci sono rari momenti in cui riescono a connettersi a connettere la mente con il cuore. In genere sono casuali e a volte neanche si accorgono di questo. Chi invece medita se ne accorge, si sente prigioniero delle reazioni emotive. E allora il primo passo verso il risveglio, per diventare più svegli, è cominciare a riconoscere queste trappole, queste prigioni che noi abbiamo costruito. Ma per fare questo dobbiamo responsabilizzarci. Ma quante volte l'ho detto? Non dobbiamo pensare agli altri, ah ma quell'altro mi ha fatto questa torta. Sì, pensa come puoi rimediare tu e come puoi rientrare in armonia. Poi l'altro ha la sua storia, se la vedrà lui con la sua coscienza. Noi dobbiamo essere consapevoli, a volte neanche ci rendiamo conto di essere arrabbiati. Se non lavoriamo su noi stessi, per esempio, la persona a volte, le persone ordinarie,. Eh, si rendono conto della rabbia quando già questa ha preso, è diventata una valanga e non si può più fermare. Con l'esperienza invece del meditante, con la giusta guida di un maestro, noi cominciamo a percepire la, la rabbia già dalle prime forme sottili. Facciamo anche delle tecniche, proprio di meditazione, che sono specifiche per farci avvertire le sensazioni, le emozioni, eh, tutte le, le percezioni sensoriali a livello sottile. Quindi quando ancora non varcano la soglia della coscienza nella persona ordinaria, noi invece attraverso l'integrazione con il nostro incoscio ci rendiamo conto appena c'è il primo barlume di rabbia di qualcosa che non va e quindi abbiamo la possibilità, grazie sempre all'insegnamento della, de, della tradizione, di riconnettere eh, il, la, la nostra mente con il nostro cuore. Eh? E quindi di centrarci e allora eh, ci rendiamo conto: ma in questo momento eh, cosa sta ostacolando la mia armonia, la mia, mia eh, felicità? No? E cominciare a riconoscere attraverso una grande attenzione che si sviluppa attraverso delle tecniche specifiche, non è che si sviluppa da sola l'attenzione. Eh? E quindi riconoscere eh, a livello sottile, già quando siamo prigionieri, diventa indispensabile. Questo è il primo passo verso il risveglio. Ma non basta sapere di essere arrabbiati o ansiose. Dobbiamo essere consapevoli della compulsività che tende a rimuovere in continuazione, quindi a fare delle narrazioni. Con, che comprendono delle rimozioni, delle proiezioni che spostano il problema sugli altri e quindi proiettiamo sugli altri e quindi non ci prendiamo le nostre responsabilità. E ci sono stati nel sangue degli amici che hanno trovato difficoltà e alcuni sono partiti come schegge. Già dopo tre o quattro mesi che meditavano hanno raggiunto dei livelli notevolissimi in brevissimo tempo. A volte è una cosa stupefacente, ma questo dipende anche dal Dharma, no? lo spirito soffiato che vuole. Altri che hanno faticato proprio perché convinti, capisci, di dover fare di testa loro. Della giustezza delle loro percezioni, quindi la, la, senza affidarsi al maestro, al sangha alla tradizione, no? e, e, e quelli sono quelli che impiegano più tempo poi per, per andare avanti, proprio perché non c'è questa forma di abbandono e continuano a costruire prigioni e, e continuano a non essere consapevoli e a farsi delle rannarrazioni. Dove proiettano sugli altri perché questo è un elemento molto importante. Una regola che c'è nel decimo d'oro: non lamentarsi mai e responsabilizzarsi, sempre, non dare mai la colpa agli altri. Questo è fondamentale per diventare consapevoli di queste storie che ci raccontiamo. Infatti, le persone che vivono in questo tipo di prigione egoica. Sono quelle che si lamentano sempre degli altri. Questo non mi sta bene per questo, quest'altro non mi sta bene per questo, quest'altro non mi sta bene per questo. Sono tutte due proiezioni, caro mio. E allora, invece di vedere i difetti degli altri, come c'è scritto nel Vangelo, guarda la trave che è nel tuo occhio e, 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 e procedi dritto. E, e allora, attraverso una buona guida e il. il un buon maestro il contatto col sangue eh, smettiamo di prendere come verità assolute quelle che ci raccontiamo eh? Eh, le, le intuizioni che crediamo di avere no? eh, eh, vedi queste persone che poi sono persone eh, quasi sempre mh, disarmoniche che si raccontano anche di essere armoniche ma nel comportamento si vede la loro disarmonia si vede che hanno fatto una vita di superficie no? e quindi è facile poi eh, cadere preda delle emozioni per alcuni è facile anche cadere nella, nella eh, depressione ma eh, in quel caso si dà poi la colpa eh, all'ambiente eh, agli altri difficilmente ci si guarda dentro e eh, ci si prende le proprie eh, responsabilità eh, rispetto ai nostri malesseri vengono sempre proiettati fuori però ecco eh, finendo il video tenete presente quando vi trovate in presenza di una di quelle persone che trova difetti in tutti eh, è proprio una persona che è piena di difetti e sta proiettando questo sull'esterno. Più le persone sono centrate, più tendono a vedere gli aspetti belli degli altri, non gli aspetti brutti. Ricordatelo perché questa è una fonte importante di discernimento. E lavorate su voi stessi in questo senso. Una persona anche che vi sta antipatica. Cercate qual è il suo aspetto bello, e se è una persona con cui avete un contatto di lavoro, anche un vostro familiare, cercate di aprire dei varchi, tenendo presente sempre non tutto quello che vi sta antipatico e che è insopportabile, ma l'aspetto bello che vedete nell'altro. E se c'è in questo momento qualcuno che mi dice: Ma io in quella persona non ci trovo niente di bello, eh. Cara amica o caro amico, che stai dicendo questa cosa, stai messo veramente male. Dammi retta, perché vuol dire che il lavoro da fare su di te è tanto. Perché l'aspetto bello, anche le peggiori persone su questa terra hanno sempre, eh, eh il, il, anche loro hanno il centro. Anche loro fanno parte di questo splendido cosmo in cui siamo immersi. E quindi anche loro hanno sicuramente. Delle parti nobili e sta a noi identificarle e aprire dei varchi. Un caro abbraccio a tutti. Marco Cosmo.